Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Continuiamo a parlare della nostra mappa tridimensionale e finalmente in questo video arriviamo alla tridimensionalità vera e propria. Nello scorso video abbiamo ricavato le sagome di carta da cui andare a ricavare poi le sagome tridimensionali vere e proprie. Oggi andiamo a vedere come ricavarle. Potete scegliere vari materiali. Io personalmente ho utilizzato il cartoncino ondulato, questo è proprio ricavato da una scatola di cartone. Molto spesso nei supermercati le scatole vuote ve le regalano, tanto loro devono semplicemente buttarle. Comunque immagino non abbiate problemi a recuperare del cartone in giro. Se volete essere veramente professionali, potreste utilizzare anche dei fogli di compensato. Questo è proprio legno, lo comprate in falegnameria, lo comprate al brico. Non è difficile trovarlo. È molto più difficile lavorarlo, avrete bisogno di un traforo, è anche più facile sbagliare. La mappa sicuramente resterà molto più resistente, ma comincerà anche ad avere un peso non indifferente, quindi valutate molto bene. Io personalmente ho scelto di utilizzare il cartone perché lo trovo più pratico e, dato che difficilmente la mappa dovrà muoversi da casa mia, non ho bisogno che sia così resistente. La pratica però fondamentalmente è analoga indipendentemente dal materiale che utilizziate. Non perdiamo tanto tempo e andiamo a vedere come ricavare le sagome tridimensionali. Per prima cosa dovete ricavare una base su cui andrà a appoggiarsi poi l'intera mappa. In questo caso io non avevo un pezzo di cartone sufficientemente grande, quindi ne ho dovute unire due assieme. Quando fate lavori di questo genere, non limitatevi a unire due pezzi di cartone per un bordo dritto. Comincerebbero a ballare, tenderebbero a chiudersi e sarebbe più facile che si imbarchino. Io personalmente vi consiglio di fare i due pezzi scanalati, come vedete qua, e poi unirli per il bordo scanalato. Questo renderà l'intera struttura più rigida. Per unirvi vi basta usare dello scotch, tanto questa sarà una parte che rimarrà sul retro della mappa e fondamentalmente non verrà mai vista. Ovviamente più è affilata la taglierina che utilizzerete, migliore sarà il lavoro, e fate sempre attenzione alle dita quando utilizzate. Tutti quelli che fanno modellismo prima o poi si riempiono di cicatrici per i vari errori. Come si sa, sbagliando si impara e il dolore aiuta a imparare, mettiamola così. Adesso non vi resta altro da fare che prendere la sagoma di carta che abbiamo realizzato nello scorso video, appoggiarla su un nuovo foglio di cartoncino e profilare tutto il bordo in modo da avere una linea di taglio. Una volta che si ha una linea di taglio, bisognerà andare a tagliarla con la taglierina per ricavare il livello vero e proprio. Una volta tagliato il livello, soprattutto i bordini degli esagoni saranno abbastanza rognosi da realizzare, si riprenderà la sagoma di carta, si toglieranno gli eccessi per realizzare il livello superiore, che sarà ovviamente più piccolo, sempre tagliando dentro i bordi degli esagoni, e si ricaverà il livello successivo, che sarà ancora più piccolo. Quando fate questo genere di cose, per evitare che il foglio si muova mentre lavorate, tenete la sagoma di carta fissata con delle spille. Potreste anche usare lo scotch, ma in quel caso sarà, a parte che non potrete disegnare dove avete messo lo scotch, e in più, quando rimuoverete lo scotch, potrete rischiare di strappare la carta o di strappare il cartone sotto. Gli spilli invece sono molto più sicuri e sì, lasciano un buco,
ma in realtà è talmente piccolo da essere totalmente indifferente, non andrà a rovinarvi la mappa, anche perché poi soprattutto questo metteremo uno strato di vernice. Mentre le immagini scorrono, essendo un processo lungo, colgo l'occasione per fare due parole sulle mappe a rilievo. Ora, al di là dell'aspetto estetico, sicuramente hanno un'impressione scenica molto maggiore della singola mappa disegnata sul foglio di carta, per quanto possa essere ben disegnata. Non è solo il fattore wow a essere interessante in questo genere di lavori. Sicuramente quando presentate la mappa ai giocatori ne rimarranno impressionati, e parte del vostro lavoro come GM è anche quello di impressionare i giocatori. A volte una mappa ben realizzata, che sia a rilievo che non lo sia, può già solo aiutare i giocatori a immergersi o anche ad aumentare il loro interesse nella campagna. Sono quelle reazioni psicologiche involontarie per cui la stessa campagna su una mappa molto bella risulta più interessante che su una mappa brutta, indipendentemente da quale sia poi la vostra abilità di narrare la storia. Il fatto però è che più tempo passate a realizzare la mappa, meglio voi come master la conoscete. E passare 4-5 ore a ritagliare le sagome, diciamo una decina di ore in tutto a realizzare la mappa, vi aiuta molto a familiarizzare col territorio in cui andrete a fare la vostra avventura, che di per sé è un notevole vantaggio non doversi andare a riguardare la mappa mentre pensate alle vostre cose, anche perché magari potrebbero venirvi idee in momenti in cui non avete a disposizione la mappa ad andare a controllare se effettivamente la storia che è venuta in mente ha senso geograficamente. In più, parlando nello specifico delle mappe a rilievo, molto spesso in un territorio l'elevazione di per sé è importante. I castelli vengono costruiti nei punti più alti, le torri vengono costruite nei punti più alti perché dominano il territorio e permettono di vedere molto lontano. I personaggi che stanno esplorando il fondo di una valle non possono vedere oltre le montagne, non possono neanche vedere bene la cima delle montagne perché probabilmente è coperta da altri rilievi che stanno davanti. Una mappa a rilievo vi permette di vederlo subito, non ci sarà mai il problema di quanto lontano e quanto vicino i vostri personaggi possono vedere. E anche per voi come master non ci sarà mai il dubbio su ma i PNG possono vedere o non possono vedere gli spostamenti dei giocatori. Sulla mappa a rilievo sarà ovvio. Se state facendo delle campagne che hanno dei temi militari o comunque in cui il dominio sul territorio è importante, costruendo la mappa a rilievo sarà anche più facile identificare quali sono le zone che sono più importanti per i giocatori o per i PNG andare a controllare. Come ho detto, molto spesso il punto migliore per fare una base è nel punto più alto che si riesce a trovare su una mappa, perché sarà più facile vedere i propri nemici che si avvicinano, e normalmente combattere da una posizione più alta dà anche dei vantaggi tattici, al di là di quello di poter bombardare i nemici prima che i nemici possano bombardare voi. Altra cosa che la mappa a rilievo rende molto più facile identificare immediatamente sono i possibili percorsi. Principalmente i percorsi dei fiumi. I fiumi nascono dalle sorgenti montane e scendono verso valle, questo è ovvio. Se si ha la tridimensionalità del possibile percorso davanti, sarà ovvio vedere qual è il percorso che il fiume farà e dove potranno andarsi a formare laghi, dove potranno andarsi a formare anse. Se state, come nel mio caso, ricavando la mappa da un territorio reale o comunque da un'altra mappa preesistente, probabilmente la posizione dei fiumi sarà già segnata.
ma se state inventando una mappa per la vostra campagna, questo potrebbe darvi una mano, non dovete riflettere su come dovrà passare il fiume. Una volta decisa quale sarà la sorgente, e normalmente le sorgenti sono le cime delle montagne più alte, come il fiume scenderà a valle, quali caselle attraverserà, sarà palese. Saranno palesi anche quali saranno i percorsi delle strade. Difficilmente le strade seguono un reale percorso dritto. Normalmente si cerca di farle passare più in pianura possibile, o comunque di mantenerle sempre allo stesso livello. Quindi una volta deciso quale sarà il livello da cui la vostra strada comincia, quale sarà il percorso sarà ovvio, perché si cercherà di farla girare attorno ai rilievi. Se girare attorno al rilievo è troppo largo, farebbe un'ansa troppo ampia, probabilmente sarà stata scavata una galleria. Questa probabilmente è la parte più lunga di tutto il procedimento. Io ho fatto un calcolo in base a quello che ho registrato, considerando alcune parti non le ho registrate perché sarebbero ridondanti, e mi ci sono volute almeno 3-4 ore se non di più a ricavare tutte le sagome di ogni livello. Andate avanti finché non avete realizzato tutti i livelli che vi servono, dal fondale delle valli fino alla cima delle montagne. Ora che avete le sagome, la vostra mappa comincia a prendere forma. Ovviamente, prima di passare ad altro, impilate le sagome e controllate prima di tutto che siano precise. Non è indispensabile avere una precisione millimetrica, però grosso modo gli esagoni dovrebbero coincidere. E valutate anche se il fattore estetico vi piaccia, la mappa deve essere anche bella a vedersi. È sempre meglio fare delle mappe meno realistiche ma più interessanti, sia dal fattore estetico ma anche da un fattore pratico. Una mappa in cui i giocatori abbiano poche possibilità di scelta, i percorsi sono troppo semplici, troppo obbligati, c'è un'unica scelta razionale, non è interessante. Piuttosto rimodellate le sagome per fare in modo che siano più interessanti da vedersi. Diciamo che per questo video è tutto. Nel prossimo video vedremo come fissare le sagome. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e scrivete un commento per dirvi perché vi è piaciuto, o se non vi è piaciuto, perché non vi è piaciuto. Se non volete perdervi i prossimi video, schiacciate sul tasto dell'iscrizione e attivate la campanella in modo che vi arrivino le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.